Mai insolito. Per la prima volta nella storia, l'Ovest contro l'Est in uno sport professionistico. Grazie per avermi portato qui. Ti sono debitore, ok? Ah, no, signor Quari. Mi sento come rinato. Signore e signori, benvenuti. Desidero dare il mio saluto ad un vero campione del ring, il cui nome è sinonimo di coraggio, lo stallone italiano Rocky Balboa. Scusa, ma mi reclamo. La prego. Principale di questa sera vede di fronte due grandi atleti. Nell'angolo blu, al peso 221 libbre, l'ex campione del mondo dei pesi massimi, il rullo compressore danzante, lo sterminatore Gancio Pancio. Il conte di Montefisto, pugni in bocca. C'hai un po' troppi soprannomi. Abbi pazienza, Rocky, abbiamo quasi finito. Il virtuoso del sinistro, l'unico Apollo Creed. Si aspetta un grande incontro quando c'è Apollo sul ring. Creed sta saltando la folla. Nell'angolo rosso, al peso 261 libbre, medaglia d'oro olimpica e imbattuto campione del mondo dei dilettanti dall'Unione Sovietica, la transiberiana Ivan Rado. È finito! I due pugili si portano al centro del ring per le raccomandazioni dell'arbitro Lou Filippo. Conoscete le regole, ragazzi. Niente colpi bassi né colpi sui reni e alla nuca. In caso di knockdown, l'altro va all'angolo neutrale e ci resta fino a che non lo dico io. Datevi la mano e battetevi lealmente. Coraggio, è ora di andare a scuola, figliolo. Dai, alza le mani, biondo, che ti serve un interprete. Su, è ora di andare a scuola. Vincerò io. Non corre buon sangue fra i due, se ne sono già accorti tutti. Mio Dio, ha una mole spaventosa questo russo. Preparati, è l'ora della verità, Scusami, non hai dimenticato qualcosa? D'accordo. Sì.
Sembra che Apollo sia in gran forma questa sera. Sta mettendo su una specie di pantomima per il suo pubblico. Torno fra un minuto, aspettami, eh. Primo round. Apollo riprende confidenza con il ring, girando attorno all'avversario. Sono 5 anni che non sale più sul ring. Colpisci tu per primo. Vieni. Dai. Dai. Sotto, vieni sotto, bello, vieni. Il russo sta tenendo a bada Apollo, aspettando il momento giusto per affondare i suoi colpi. Un jab sinistro di Apollo, un altro jab, un altro ancora. Fatti sotto, dai. È scivolato, Creed è scivolato, niente di preoccupante. Creed è scatenato mentre il russo non riesce ancora a inquadrare il bersaglio. Non ti fermare, Apollo, anticipalo! Drago avanza, ma è fermato da un sinistro di Creed. Un altro sinistro di Creed. Drago non riesce a evitare i suoi colpi. Fendilo, fendilo! Apollo, sei grande! Dai, così, così! Un altro calcio sinistro di Creed. Drago aspetta il momento giusto per colpire con il destro. Sulle mani! Drago! Il primo round termina nettamente in favore del russo e Apollo Creed sanguina per i colpi subiti. Dai, siedi, siedi. La potenza del sovietico è incredibile. Apollo, senti, io lo fermo. Questo incontro è finito. Devo farlo smettere. No. Apollo, guarda, tu non puoi andare avanti. Ce la faccio. Ti sta distruggendo. Devo far interrompere l'incontro. Io voglio continuare. Promettimi che non lo farai interrompere. Beh, una cosa è certa. È stato un round che ha messo a dura prova l'ex campione. Sì, bisogna ammettere che Drago è decisamente un vero campione. Non interrompere l'incontro, qualsiasi cosa succeda. Qualsiasi cosa succeda. Inizia il secondo round. Sembra che Creed abbia recuperato e che le gambe rispondano bene. Sulle mani! Vieni sulle mani! Russo al centro del ring invita Creed a colpire. Drago sta preparando il destro, mentre Creed lo pizzecca con i jab. Ma ecco un destro da Russo alla mascella, un altro destro! Apollo è di nuovo in difficoltà! Drago investe Creed in una serie di colpi precisi e potenti. Fermate l'incontro! L'arbitro cerca di intervenire, ma viene spinto via. Sembrano gravi. Respira ancora? Ce la farai, puoi farcela tu. È quello che cercate.